Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi il primo video tutorial in collaborazione con la BB Craft. Realizzerò qualcosa di molto semplice perché il secondo video tutorial è un po' più complicato, quindi ancora lo sto elaborando. Io vi ricordo il codice sconto per la BB Craft che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. E superate $25, la spedizione è gratuita. Ho realizzato questo completo perché mi piace molto l'effetto delle tre collane. Ho utilizzato le perle che ho preso per la collaborazione, che ora vi farò vedere meglio nel dettaglio. Per questo tris ho preso una semplice catena in acciaio, ho aggiunto solo questo pendente. Poi ho realizzato anche questa collana con cipollotti piccolissimi. Sono dei cipollotti 3x2, molto molto bello anche questo. Io ho messo una chiusura a calamita e non so se terrò quelle chiusure perché poi si attaccano tra di loro mettendo tutte e tre le collane. Poi ho realizzato questa di perle. Questo è il prodotto che ho preso dalla BB Craft. Sono 5 fili, quindi possiamo realizzare tantissime collane. Sono delle perle in conchiglia da 8 mm e io ho usato solamente un filo, rimanendomi da parte quelle verdi e quelle bronzo. Guardate come sono fatte, sono stupende, sono tutte perfette. Io dicevo, mi sono tenuta da parte quelle bronzo e quelle verde, ma alla collana ho aggiunto queste che sono multicolore. E questa è una collana di circa 45 centimetri. Anche qui ho messo la chiusura a calamita. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'idea. Naturalmente, fatemi sapere cosa ne pensate dell'idea. Questa piccolina, volendo, la possiamo anche attorcigliare intorno a questa di perle. In questo modo l'attorcigliamo e avremo anche un effetto diverso. E questo vi faccio rivedere il codice delle perle. Naturalmente nell'info box troverete i link per andare direttamente sul sito. Quello che farò insieme a voi invece è creare una collana con queste pietre opale gialle che sono stupende e utilizzare anche questi connettori da questa box. Io penso di realizzarla con l'effetto argento perché la voglio molto delicata. Ma possiamo realizzarla con quell'oro. Ho preso un filo wire da 0,8 mm, ci serviranno quindi anche degli anellini e una catena. Le nostre pinze, quindi per tagliare e per fare le asoline, e andiamo con il lavoro. Se non vogliamo fare un eccesso di lavoro, guardate, questa è già una collana con dei distanziatori tra una perla e l'altra. Possiamo mettere solamente delle chiusure, aggiungere un moschettone. La collana è fatta perché mi sembra che sia 45 centimetri di lunghezza. Cominciamo il nostro lavoro. Ho preso un pezzo di filo wire. Piego il filo e faccio la prima asolina. Prendiamo una pietra, la inseriamo all'interno. 0,8 mi sa che è la misura giusta, perché se il filo fosse da 1 mm non entrerebbe. Faccio di nuovo l'asolina anche da questa parte. Taglio a circa 1 cm
e vado a chiudere facendo un'altra solina. Ecco qui. Faccio lo stesso lavoro per un'altra pietra. Piego il filo. Faccio la solina. È molto semplice quello che vi sto facendo vedere, però a qualcuno potrebbe servire, magari a chi sta cominciando adesso. E faccio la solina. Continuo a farne altre pietre in questo modo e poi assembliamo. Ho pensato di assemblarla in questo modo. Ho visto che nel pacchetto di queste allungate rettangolari ne ce ne sono solo 4. È una confezione da 28 pezzi, però ce ne sono 10 di quelle tonde e 4 di queste rettangolari. E mi sembra che anche per quelle orate vale la stessa cosa. E questo forse non va bene. Sì, anche di quelle orate ce ne sono 4 e mi rendo conto che forse con l'opale, con questa orata, sarebbe molto più carino, credo. Non mi so decidere, oppure ne realizzerò una con quella oro e una con quelli argentati. Niente, ricomincio da capo, queste al momento le lascio e facciamo con un filo oro che secondo me verrà molto più accesa. Quindi prendiamo le altre perle, ricomincio ad inserire le perle sempre con un filo. Questo è leggermente più morbido, quindi molto più facile da lavorare. Si riesce a tagliare anche meglio e a girare meglio. Continuo quindi a fare questo lavoro e ci vediamo dopo. Oggi avete visto dal vivo come nasce una creazione, nel senso che sono partita con quell'argentato, però poi nel corso del lavoro non mi piaceva l'effetto e quindi ho cambiato per quella orata, e questo sarà l'effetto che a me piace tantissimo. Quindi inserendo 5 perle distanziate dalla catena che prenderò adesso, poi un connettore, perla, connettore tondo, perla, connettore rettangolare e altra perla, e poi naturalmente finire con la catena. Queste sono le perle rimaste con cui posso realizzare ancora un'altra collana in un modo diverso, perché comunque io non faccio tutte le cose uguali, ma ne sono rimaste comunque parecchie. Il filo per inserire all'interno delle perle è sempre un filo per la lavorazione wire, sempre da 0,8 mm, perché da 1 mm non entrano nei fori. Volevo utilizzare questa catena presa sempre dalla BB Graph in ottone di qualità, nel senso che la placatura oro non è a lunga durata, ma mi sono accorta che gli anellini sono saldati, quindi non mi va di tagliare a pezzi tutta la catena. Utilizzerò questa sempre dalla BB Graph di ottima qualità. Queste invece, gli anellini sono aperti e quindi è molto più comoda da poter staccare e ad attaccare agli vari elementi.
tolgo questo perché lo utilizzerò anche questo. Già ho messo il primo elemento tra una perla e l'altra, inserisco l'anellino e vado a chiudere. Ecco qui. Apro nuovamente questo. Viene un pochettino forte. Stacco da qui, prendo l'altra perla, la inserisco e chiudo. Io continuo senza telecamera perché mi è molto difficile fare questi lavori in questo modo. Quindi, come vi ho fatto vedere, stacco questi elementi, li attacco almeno alla base di queste le prime 5 perle. Poi utilizzerò questi, perché comunque non va sprecato nulla, e continuo così per tutta la collana. Come potete vedere, l'assemblaggio continua. Quindi tra queste perle ho messo questo pezzo di catena, mentre qui ho aggiunto l'altro pezzo più lungo, poi di nuovo quello con le catenelle, questo, poi nuovamente quello più lungo, ed ora vado a continuare. Volevo anche informarvi che l'opale giallo, la pietra, ispira benessere e gioia, allontanando angosce e timori, stimola la creatività, il coraggio e il cambiamento attraverso anche la ricerca di nuove attività e stimoli, favorisce la serenità e la tranquillità nella vita di tutti i giorni. Quindi è una bellissima pietra da avere. Terminata la collana, ho aggiunto solo due elementi rettangolari e due elementi tondi. Questi altri due elementi rettangolari, era la collana diventava molto molto lunga, quindi non li ho aggiunti. Guardate che splendore, bellissima. Io la trovo molto bella. Fatemi sapere cosa ne pensate. Qui le lune le ho messe una in su, una in giù. Ho messo due perle vicino. Qui invece, prima nel disegno avevo messo questa in questo modo, invece adesso le ho unite le perle. Le lune, queste invece le ho messe di uno di fronte all'altro. E questa è una collana molto molto bella. Naturalmente questa è la mia opinione, voi fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi il codice della catena che ho utilizzato è questa. Ho utilizzato i distanziatori, che sono il codice, questo è una box da 28 pezzi. Ho utilizzato le perle opale, questo è il suo codice, e poi sono rimaste tutte queste perle da che si può realizzare ancora un'altra collana. Per la collana di perle ho utilizzato queste perle in conchiglia da 8 mm. All'interno della bustina ci sono 5 fili.